L'Italia è perennemente uno stato in guerra, gli italiani non lo sanno, ma l'Italia è da oltre 30 anni impegnata in missioni di guerra il cui impianto è stato giustificato come missioni di pace. L'Italia ufficialmente è impegnata ad esportare la democrazia, ma la democrazia non la si esporta con la violenza, con le bombe e soprattutto saccheggiando le risorse di paesi che non hanno mai dimostrato alcuna ostilità nei nostri confronti. Non ci vuole tanto a capire che tutto questo provocherà del terrorismo nei nostri confronti. A dire che l'Italia sia impegnata in missioni finalizzate ad esportare la democrazia sono gli stessi media politicizzati in mano alle lobby. Stiamo parlando della cosiddetta casta che in Italia ai suoi vertici è rappresentata dalla classe politica che punta a circuire gli italiani tramite televisione e giornali, in modo da rimanere ben salda al potere. Non c'è da stupirsi se l'informazione ufficiale non è mai stata contro le missioni militari, questa è la riprova che viviamo tutti in una immensa truffa. Tuttavia in internet esiste una informazione libera, senza un padrone, non dipendente dalle lobby, che con inchieste e verità contrasta la propaganda dei potenti. I politici che rappresentano la casta hanno messo l'Italia in guerra per difendere gli interessi delle lobby che puntano ad arricchirsi sfruttando l'egemonia geopolitica che gli stati aggressori, in teoria, avrebbero dovuto esercitare nei paesi sottomessi. La classe politica che ha violato l'articolo 11 della Costituzione deve essere posta in stato d'arresto. Si sono macchiati di sangue, si sono resi dei carnefici a distanza, macchiandosi di crimini orribili, crimini che l'informazione libera della rete puntualmente riporta a galla. Con l'avvento di internet il monopolio dell'informazione è finito, i politici sono stati smascherati e la casta che rappresentano pagheranno per tutto quanto hanno commesso. I crimini di guerra saranno giudicati in tribunali militari e i politici che risulteranno essere i mandanti avranno anche l'aggravante d'aver agito a sostegno degli interessi economici che riguardano la casta. Internet si sta rivelando lo spauracchio degli impostori della politica, la popolazione è sempre più consapevole e i pesci piccolini si stanno radunando per attaccare lo squalo malefico il quale non avrà scampo, verrà divorato da una infinità di piranha ai quali hanno detto basta, ad una politica menzognera e assassina in contrasto con la Costituzione che ripudia la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali. Allo stato attuale stiamo assistendo ad una casta che, consapevole d'essere stata smascherata, si è incattivita ancora di più, arroccandosi nelle istituzioni. I cittadini hanno quindi messo le istituzioni sotto assedio e un po' alla volta stanno entrando e quello che vedono fa inorridire. Questi farabutti dovranno subire una punizione esemplare e terribile affinché funga da monito a tutti gli altri malfattori.